ventunesimo Giro d'Italia si trasferisce da Genova a Bordighera. Tornare e Cope se ne vanno in solitudine a scalare il Turchino. Sembra la vitaglia di un ardente combattimento, invece non è altro che uno sporadico fuoco di paglia. I due hanno avuto un momento di libera uscita dal gruppo, ma rientreranno ordinatamente nei ranghi e la tappa si trasformerà ben presto in una tranquilla marcia di avvicinamento a Bordighera. Nella caravana si parla di sciopero dei corridori e la folla che attende lungo le strade della riviera al passaggio del gruppo manifesta il suo disappunto fischiando sonoramente. Ma gli assi non si preoccupano di questo e, continuando il loro lento trasferimento ad andatura da gitanti, designano i velocisti che dovranno battersi per il successo di tappa. Sul lungo vialone d'arrivo i capi lanciano i gregari ed è Conte, velocista di razza, che fa valere il suo spunto.